compagnia di Simona Molinari, cantautrice, Sanremo, egocentrica, proposte. Sì. Le ha cambiato un po' la vita Sanremo? Decisamente, sì, sì. Giro molto di più, vivo in macchina adesso. Ma perché? Vai in giro a cantare? Sì, ho parecchie rassegne, festival che mi hanno chiamato, mi stanno chiamando. Vediamo alcune foto che la riguardano, sì. Simona. Come diciamo, sono momenti di vita vissuta da e di Simona Molinari, cantautrice. Prima foto, eccola. Piccola Simona. Sì, l'asilo, vede. Non cantava ancora. Sì, sì. Già cantava. In quel momento credo stessi proprio cantando. Ah, proprio cantando. Quando si rivede la sua infanzia, i suoi ricordi? Ho un ricordo bellissimo. Nostalgia. Della mia infanzia. Un ricordo bellissimo, devo ringraziare i miei genitori per questo, perché mi hanno fatto vivere veramente un momento magico. Tornerei a quell'età in qualsiasi momento. Altre foto, altri momenti. Ecco la mia famiglia. Famiglia numerosa la sua. Sì. Lei è la diva della famiglia ormai. Sì, ormai quasi cominciano, e questo non è bello, a trattarmi come un'estranea. Già mi fanno le telefonate, non ti fai più sentire, prima magari non ci sentivamo quasi mai. Però lei è anche un po' napoletana, anzi forse sì. È napoletana. Di nascita e di molto, molto. Ma torna della mia... per esempio a Napoli, va a Napoli, sì, ha un buon rapporto con Napoli. Un ottimo rapporto con Napoli. Altre foto, vediamo. Questo è un teatro, questo è uno degli spettacoli, I Miserabili. Anche questo, un'esperienza bellissima. Ancora. Questo è il mio produttore, Carlo Varello, con il quale ci siamo conosciuti 7 anni fa. E era un, diciamo, siamo... E non è nato d'amore? No, può succedere. Una bellissima amicizia. No, lui è felicemente sposato con 2 bambine. Ancora, vediamo. Oh, questo è Jekyll and Hyde, il musical in cui io facevo questo personaggio. Tra l'altro io ho scritto Egocentrica proprio durante questo musical, dove interpretavo questo personaggio che era una prostituta sul palcoscenico molto egocentrica e sicura di sé, poi a luci spente anche romantica e riservata. Ancora, vediamo. Oh, questo è Sanremo con il mio fantastico trio, con Fabrizio Bosso, con il quale ho avuto l'onore di partecipare anche a Sanremo. E devo dire l'incontro con loro, sono Raffaele Pallozzi, Fabio Colella e Fabrizio Pierleoni, è stato decisivo, perché sono proprio la parte che mancava a me, il groove, il mood giusto per cantare. L'anno prossimo a Sanremo non più nelle proposte, nella categoria proposte. Chi lo sa, speriamo, insomma. Proverà ovviamente a partecipare. Proverò assolutamente. Comunque non è mai facile, anche avendolo già fatto, però proverò. Altre foto, vediamo. Oh, questo è le cascate del Niagara in Canada. Ci hanno portato a fare questo giro, questo excursus. Ancora. Oh, qui a Montreal. In un teatro, appunto, il teatro era pieno per me, che comunque non ero una cantante conosciutissima, avevano già ascoltato delle mie cose, però insomma è stata una soddisfazione incredibile. Poi devo dire, sono molto attenti, molto, non regalano niente, ma c'è un bellissimo pubblico. Ancora qui, sempre un altro concerto in Canada. Ancora. Oh, queste sono delle serate che ho fatto con Gio Di Tonno, con il quale appunto ho partecipato del musical, e dopo ci sono state queste serate di suoi concerti dove mi ha ospitato in quanto coprotagonista insieme a lui. Giovanna Bizzarri è pronta, questa notte canta lei. Che sì. Canzone ha scelto e perché l'ha scelta? Ho scelto Che sera sarà. Che tra l'altro c'è un motivo legato a questa scelta. Sì, perché è un po' il mio motto nella vita, nel senso che spessissimo mi chiedo, ma domani, prima di fare una cosa, mi chiedo sempre a cosa porterà. E invece questa canzone è proprio rilassata, e quel che sarà sarà, non sta a noi decidere il futuro. Giovanna Bizzarri. When I was just a little girl.
sarà, sarà. Then I grew up and fell in love. I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Che pensava? Che effettivamente la vita è bella viverla proprio giorno per giorno senza sapere quello che ci accadrà, molto più divertente. Beh, bisogna più anche creare le condizioni, o no? Sì. Perché sì. Qualcosa, certo, alla certo. Qualcosa qualcuno possa certo. Tenere. Poi... Però credo che se ogni giorno si fa quello che più si sente, si costruisce da sola una strada. Lei appare come una giovane d'altri tempi. Sì, me lo dicono in tanti. È vero, non è vero? Un po' mi sento così, ecco, effettivamente, sì, poco attuale. Sarei dovuta forse vivere in un altro periodo storico. Però vive bene piaciuto. Questo periodo nel quale vive? Vivo bene... Ecco, un po' forse dissociata, no, nel senso, non che io non mi dissocio io, però mi sento lontana da tante cose, sono un po' intimidita, ecco, da questo mondo, un po'... Però vedo che naviga bene in queste acque. Ma sì, perché mi adatto bene, insomma... Sono una persona positiva e sto bene in qualsiasi situazione. Però se potessi scegliere e disegnarmi un mondo su misura per me, lo disegnerei diverso, ovviamente. Come lo disegnerebbe? Di che colori? Il colore... color pastello, tutto color pastello, tra il rosa e il beige. Squillo del telefono, eccolo. Dottoressa Lovrelli, buonanotte. Buonanotte. Un sogno, se c'è, Simona. Un sogno, allora... Ricorrente, un'immagine, un flash, come ripetiamo ogni notte. Io ho sognato spessissimo di volare, proprio una... Non sogno... è la sola, sa? Sì, credo, infatti, tra l'altro ho scoperto che anche mio fratello sogna spessissimo di volare. Allora, dottoressa Lovrelli. Beh, il volare, come spesso diciamo, è un sogno tipico, tante persone sognano di volare, però poi ognuno trova la sua modalità, le emozioni sono sempre differenti, però diciamo su un piano generale possiamo dire che volare rappresenta per antonomasia la possibilità dell'uomo, no, di spiccare il volo, di guardare le cose dall'alto, è sempre stata un'idea che ha sempre accompagnato l'uomo fin dalle origini. Per cui nel sogno il volare rappresenta proprio la capacità a volte di estraniarsi dalle cose quotidiane, pesanti, che ci accadono e in qualche modo vederle da una prospettiva diversa, una prospettiva che ci ridona la leggerezza, la possibilità di guardare alle cose pesanti, quotidiane, che a volte ci fanno soccombere, non ci fanno neanche apprezzare le cose che abbiamo, da un altro punto di vista. A volte questa leggerezza può diventare troppa e quindi un po' allontanarci dalle cose concrete, però insomma se riusciamo a tenere un equilibrio tra la terra e il cielo, questo sogno sicuramente rimane molto piacevole. Buonanotte dottoressa. Buonanotte. Allora